Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokéseller Francesco e oggi sono qui per un video dedicato alla gradazione. E come sempre, quando si parla di gradazioni Made in USA, il ringraziamento e il saluto è doveroso per gli amici di Chimera Grading. Se anche tu vuoi gradare in America, io ti consiglio loro. Sono infatti andato da pochi giorni a ritirare un bel po' di carte dagli amici di Chimera Grading e vi voglio raccontare una storia molto particolare di una carta a cui sono molto molto legato. La carta in questione è il classico e iconico Machamp del set base. Carta che potevi trovare esclusivamente all'interno del mazzo tematico set introduttivo per due giocatori, è una carta che mi è entrata nel cuore. Questo perché? Perché è stata la prima carta olografica che ho avuto. L'ho già raccontato un po' di volte, sono legata a questa carta per un ricordo della mia infanzia. Infatti, io da bambino giocavo a basket e, finito l'allenamento, mia mamma mi ha portato nel negozio di giocattoli della nostra città e lì ho comprato per la prima volta il mazzo introduttivo appunto per due giocatori dove c'era Machamp, e quindi quella carta mi è rimasta nel cuore. Una carta che dal punto di vista collezionistico è interessante, ma alla fine, proprio perché si trovava nei mazzi, è molto diffusa. Però è una carta che volevo avere e alla quale l'ho legato. E quindi cosa ho fatto? Beh, andiamo subito a scoprire questa storia. La prima cosa da fare era trovare un Machamp del set base bellissimo. Quindi mi sono messo a cercare ormai 3, anche di più, forse anni fa, non ricordo nemmeno più, un bel mazzo tematico. All'epoca eravamo nel pieno boom del mondo Pokémon, quindi il prezzo di questi mazzi tematici sealed, ancora chiusi, era elevatissimo. Ma andando a cercare ho trovato un'interessante asta. Era proposto un mazzo tematico aperto, ma inutilizzato, ma soprattutto c'era ancora il Machamp all'interno della sua bustina chiuso, sigillato. Quindi ho pensato, punto su questo prodotto. Me lo sono aggiudicato e a quel punto inizia la storia della gradazione, perché in quel momento avevo deciso di mandare questa carta a grad. Ho detto una carta comunque pack fresh, ancora dentro la sua pellicola protettiva, quindi sarà in condizioni perfette. Allora, cosa ho fatto? Ho voluto fare un po' così, fine un'esagerazione, ed eccola qua, lo vedete, etichetta non normale di grad, ma un'etichetta della gradazione, quella speciale, quella digitale, se non ricordo male, dove praticamente, oltre a darmi un voto, veniva anche analizzata con degli strumenti particolari per dargli un ulteriore voto. Una gradazione sicuramente ambiziosa per quella carta, ma c'ero molto legato e ho voluto farla. Quindi Machamp è partito per grad. Quando è tornato sono rimasto molto sorpreso, perché guardate che voto va a conseguire: consegue un 7,5, quindi un near mint più, con questo più 6, che appunto andava a verificare degli altri elementi di cui onestamente non sono neanche preparatissimo. Ricordo che veniva analizzata se c'erano delle impronte digitali, insomma la pulizia della carta dal punto di vista con degli infrarossi, se non sbaglio, non lo ricordo, sono sincero. Sicuramente sono rimasto un po' deluso dal voto. Chiaramente però la carta l'ho tenuta così, era una carta della mia collezione, quindi non è che mi interessasse più di tanto, ma ogni tanto mi veniva in mente, mi veniva il dubbio, ma perché qui, perché là? E allora, dopo un po' di tempo, ho deciso di fare un cross grading. Ho detto, da grad andiamo questa volta a BGS. Eccola qua, infatti, l'etichetta di BGS, che vediamo etichetta argentata. Questo vuol dire un voto che non è superiore a 9 ed è addirittura un 8,5. Con grande mia sorpresa, la carta neanche da Beckett riesce a conseguire il voto che poi era quello a cui io ambivo più di più, era il voto 9. Andiamo però ad osservare intanto i subvoti, perché è molto interessante. Abbiamo 9 in centering e poi abbiamo corner, edge e surface, tutti e tre 8,5. Sinceramente non me lo spiegavo, ero già alla mia seconda gradazione che ha visto un miglioramento, per carità,
Però ero comunque deluso. 7,5, 8,5, ho detto pazienza, me la sono messa, diciamo, nella mia collezione con l'8,5. Ogni tanto però mi veniva in mente un pensiero, ma proviamo a mandarla da PSA oppure no? PSA sì, PSA no, insomma, l'avete capito. Dopo un po' di tempo mi sono deciso di mandare la carta a PSA. Ebbene, siamo arrivati ai giorni nostri perché quella Machamp è finalmente tornato, quindi andiamo subito con il cambio di inquadratura per vedere com'è andato da PSA. Ed eccola qua all'interno del case PSA, direttamente dalla mia collezione personale, sono andata a prenderla per poter fare questo confronto. Ma direi di non indugiare troppo e andare subito a scoprire il voto. Quindi rullo di tamburi ed eccolo qua. Prendiamo, guardate un po', 9 PSA. E questo, come potete immaginare, è per me un motivo veramente di estrema felicità e orgoglio, perché in questo crescendo siamo partiti da 7,5, 8,5 per arrivare a 9 da PSA. Quella che io reputo la casa di gradazione per eccellenza conferma in pieno quello che era le mie sensazioni fin dall'inizio, che questa carta, guardatela, non poteva che meritare un voto se non 9. Ovviamente non prendo in considerazione il 10 perché qualche print line c'era, di conseguenza insomma poteva starci non poter prendere 10, ma sicuramente i voti di prima gli stavano stretti. Ed eccoci qua con un ulteriore zoom e l'inquadratura morbida. Questo significa un'analisi più dettagliata. Quello che voglio fare infatti è andare a confrontare. Ho qui acceso sul computer vicino quelli che sono i voti che aveva dato Grad. Abbiamo poi i subvoti comodamente consultabili da qui dell'etichetta e poi abbiamo appunto Machamp. Andiamo subito a dare un'occhiata però a Machamp da vicino. Per questo motivo faccio lo zoom per 3. Allora, come vedete, subito qua notiamo che c'è qualche segno, ma alcuni sono segni del case, devo essere sincero. Però eccola qua, si è vista, eccole qua. Guardate, anzi due, qua ci sono delle printline che comunque si notano. Non sono printline profonde, qualcosa si vede forse anche qua. Quindi, come detto, le printline c'erano, ma lo sapevamo fin dall'inizio. Ma voglio farvi porre la vostra attenzione su il back. Guardate che belle angoli e soprattutto che bei bordi. Chiaramente, come detto, questo è frutto di una carta che era stata per tutti gli anni all'interno della sua confezione chiusa sigillata, di conseguenza insomma la qualità poteva essere alta e per fortuna non c'erano difetti di stampa. Andiamo però a vedere come era stata valutata. Allora, Grad, andremo, vi vado a leggere io i voti. Abbiamo fronte superficie 8, back 7, quindi sicuramente una superficie abbastanza severa, ma che comunque era in linea con quella di BGS, che invece affida 8,5, quindi più o meno lì ci siamo. Vediamo poi, sempre seguendo, partendo da grade, il bordo. Bordi sono 8 nel fronte e 7 nel back. Allora, i bordi io sinceramente non mi sono trovato troppo in accordo con Grad, ma neanche troppo sinceramente con BGS, perché dare Edge 8,5 per una carta vintage così, guardatela, insomma ve la zoomo ancora, non ci sono segni bianchi, mi sembrano veramente impeccabili, anche come taglio erano stati tagliati bene, in modo abbastanza netto, quindi non c'erano problemi a mio parere, quindi anche l'8,5 per me non era un voto che rispondeva a mio parere a questo per questo Machamp. Ora, sicuramente BGS è stata più generosa di Grad, ma di poco. Sono convinto invece che PSA sia in superficie che in bordi sia stata molto più corretta nella valutazione. Andiamo poi a vedere gli angoli.
Allora, gli angoli grad, devo dire che da 8 e 8 in effetti ci siamo, perché comunque gli angoli erano molto belli, ci può stare. BGS mi dà 8 e mezzo. Anche qui onestamente, ma anche confrontando con altre carte gradate nello stesso periodo, siamo 1-5-1, quindi abbastanza recente. BGS onestamente vedevo che su certi angoli era, ha dato lo stesso voto per angoli secondo me in condizioni nettamente peggiori, devo essere sincero. Quindi non capivo le ragioni, non mi trovavo chiaramente in accordo per questo bellissimo matchup. E quindi anche lì non ero per niente soddisfatto. Veniamo poi alla centratura. Centratura che devo dire grada tutto sommato da 8 in fronte e 9 in back. E BGS, che sappiamo avere molta attenzione alla centratura, gli dà 9. Quindi dico, vabbè, qua ci può stare. La carta non mi sembrava per nulla scentrata, anzi, quindi dico, vabbè, come vi ho già raccontato, non ero molto convinto della valutazione prima di grade di BGS, quindi ho deciso di mandare a PSA. E è inutile dire, PSA mi dà ragione. Quindi direi che l'analisi della carta, che penso confermi quelle che erano le mie perplessità, e a prescindere da un giudizio di merito che non voglio, su quale non voglio pronunciarmi, sulle ragioni del perché Grade mi aveva dato 7,5, BGS solo 8,5 e poi BGS riconoscermi con 9, non voglio giudicare se sia stata più brava una o più brava l'altra, o più brava PSA. Quello che mi importava era analizzare insieme a voi e raccontarvi di questa storia, facendovi vedere anche la carta direttamente. Quindi a questo punto siete voi che dovete farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Citando Rocco Siffredi in una nota pubblicità di patatine, fidati di uno che le ha provate tutte, devo dire che questo cross grading è stato veramente divertentissimo. Grad BGS, BGS PSA. Ero sinceramente convinto che questa carta fosse una carta che meritava almeno 9. E infatti la sorpresa di Grad e di BGS è stata tanta, ma sono veramente felice e soddisfatto che PSA invece abbia riconosciuto il merito di questo mio fantastico matchup. Francamente, poteva essere rischioso il cross grading da BGS a PSA. Infatti, BGS la centratura l'aveva valutata da 9, valore che spesso BGS tende a sacrificare, e condannando quindi la carta a un voto più basso. In realtà, qui era quella con il suo voto più elevato, ma ero sicuro che PSA avrebbe anche rivisto la valutazione di Correns e di Age. Per quello che riguarda la Surface, 8,5 era un voto già più che soddisfacente. La carta, come tutte quelle di prima generazione, presenta inevitabilmente delle print line, quindi sapevo che c'erano, quindi quello l'avevo accettato, ma non potevo accettare sicuramente un corner e un edge così basso. E onestamente, sono convinto che PSA non abbia sbagliato a dare 9, quindi sono veramente, veramente soddisfatto, perché metto nella mia collezione un pezzo a cui tenevo tanto, nel voto che volevo, e con la gradazione dell'ente di certificatore sicuramente migliore al mondo. Bene, tu che cosa ne pensi del cross grading? Anche tu hai fatto esperienza di questo genere? BGS, PSA, PSA, BGS, Grad, BGS, Grad, PSA. Fammelo sapere scrivendolo nei commenti. E adesso andiamo in chiusura di video. Come sempre, non posso che ringraziare tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video, invitarli a mettere mi piace se il video gli è piaciuto, iscriversi al canale qualora non l'avessero ancora fatto, perché l'obiettivo minimo dei 500 iscritti si sta avvicinando, quindi aiutatemi a crescere. A questo proposito, condividete e fate conoscere la realtà di Chasing Classic Cards anche ai vostri amici. Come sempre vi invito anche a seguirmi su Instagram, Chasing Classic Cards, e a dare un'occhiata al mio piccolo store eBay, Pokéseller Francesco, dove troverete tante carte, non questo matchup, ma molte altre. E con questo è davvero tutto, io vi saluto al prossimo video, ciao!